Benvenuti a una nuova puntata di Arte Equestre. Siamo da Equitop Equisport Beretta per la finale del campionato italiano di Doma Vachera, categoria cavalli iniziati, intermedi e domati. Ci saranno tanti ospiti, tanta equitazione, allora iniziamo subito con la visita veterinaria. Ultimata la visita veterinaria, è tutto pronto per la gara della categoria cavalli iniziati e cavalli intermedi. Andiamo a vivere insieme le emozioni della finale del campionato italiano di Doma Vachera. Siamo con la campionessa italiana di Doma Vachera, categoria cavalli iniziati, Viola Giudici. Ciao Viola! Ciao Stefano! Complimenti! Grazie! Che effetto fa essere campionessa italiana di Doma Vachera? Sono molto felice e soddisfatta della stagione che ho fatto col mio Avispao. Che... Parlaci anche del tuo cavallo. Il mio cavallo è un castrone di 9 anni e... allenato quotidianamente dalla mia maestra Clizia Moffa e mi trovo molto bene con lui. Si vede. Molto, sì. Si vede che sei contenta. In che esercizi ti è piaciuto di più oggi? Le cessioni, sì. Quindi il prossimo anno farai il salto nella categoria successiva? Mi impegnerò fino a marzo con quell'obiettivo, spero di riuscire. Complimenti. Grazie Stefano.
siamo con i campioni italiani di Doma Vachera categoria cavalli intermedi, cioè con Apache e con Thomas Crevena. Ciao Thomas. Ciao, come stai? Io bene, tu? Bene, dai. Complimenti per la vittoria. Ti chiedo se sei contento, se te l'aspettavi. Sì, sì, contentissimo. Sì, dopo tanto lavoro speravo in una vittoria, sì. Parlaci anche di Apache. Lui è un castrone, ha 10 anni e ce l'ho da un anno. E niente, mi ha aiutato a vincere questo campionato. In che esercizi ti è piaciuto di più oggi? Oggi negli arreoni e nella salita remetida. Salita remetida, l'anno prossimo cambi di categoria, resti negli intermedi? Non lo so, aspettiamo Angelo cosa mi dice, poi vedremo. Ecco, Angelo è il tuo maestro. Che quante volte ti alleni durante la settimana? Il più possibile, di solito almeno 3, così riesco a prepararmi. Complimenti a tutti e due e in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille. Siamo con il presidente di Equitazione Iberica Italia, Marco Barcella. Ciao Marco. Ciao Stefano e benvenuto anche oggi alla 2 giorni di gran finale di queste nostre discipline. Eh sì, 2 giorni di grande equitazione, Doma Vachera, che è quella che anche tu segui da vicino, partecipando, addestramento classico iberico, si fa un po' il punto della situazione dopo una stagione, la seconda direi in grande crescita e di grande successo. Sì, devo dire che siamo molto soddisfatti, io e tutto il nostro direttivo, perché questo nostro progetto partito nel 2023, oggi si conclude il 2024, sempre in crescita, sempre ad alti livelli, e qua per questi 2 giorni di finale del campionato italiano di Doma Vachera, di addestramento classico iberico, va a completare tutto il nostro lavoro fatto in questi 2 anni. Ci siete stati in tantissime fiere, in tantissimi eventi, e c'è stato anche un grande successo per quanto riguarda l'affluenza di pubblico. Prima di chiederti i progetti per la prossima stagione, ti chiedo cosa succede a Verona. Beh, allora, noi abbiamo puntato innanzitutto come Equitazione Iberica Italia ad essere parte integrante della Federazione Fitte Trecante, che ci permette di poter gestire queste discipline. Noi abbiamo deciso di essere presenti nelle fiere più importanti grazie al passato in cui io ho gestito l'altra associazione. Ho avuto un vantaggio di un credito in quanto ci hanno dato l'opportunità di dare in affidamento e di collaborare il padiglione iberico, padiglione 9 Fiera Cavalli Verona e Travagliato Cavalli, però è che queste fiere ci hanno permesso di essere l'unica associazione in Italia che gestisce il cavallo iberico. Ecco, cosa succederà a Verona? Verona per la prima volta, dopo tanti anni, ci hanno praticamente assegnato un padiglione tutto intero e quindi avremo scuderizzato 200 cavalli con 3 piste molto importanti, sia per lo spettacolo, il campo prova e una pista dove tutti possono montare. Ci sarà un ristorante all'interno prettamente spagnolo, ok, perciò alimentazione che è la ristorazione spagnola da pata negra, tutto quello che segue, e tutti potranno vedere le 3 piste in contemporanea. Saranno presenti anche le ballerine vestite da gitana che daranno folklore a quello che è il padiglione, e sarà, diciamo, uno spettacolo. Chi verrà da noi sarà immerso nel mondo iberico, nel mondo spagnolo, sia per quanto riguarda l'ambiente ma per quanto riguarda quello che è tutte le nostre competizioni e chi ci vive, insomma. Spagna 360 gradi, non vediamo l'ora di partecipare anche a Fiera Cavalli Verona. Intanto complimenti, anzi no, ti ho detto, ti devo chiedere i progetti per il 2025 andremo avanti su questa linea. Dovremmo concludere un progetto molto importante, se ce la facciamo, però ci stiamo lavorando, è che se ce la facciamo sbarchiamo anche all'estero. E quindi, insomma, sono tutti quei dettagli, quelle cose che
vediamo se riusciamo a conseguire anche questo progetto. Sarebbe il completamento di questo progetto fantastico che da 2 anni che sta, diciamo, salendo sempre di più. Ce lo farai dire ovviamente in anteprima sui nostri canali. Sicuramente sarai il primo sui nostri canali. I nostri canali, sai quanto ci tengo, saremo i primi noi a divulgare questo progetto. Magari forse ce la faremo anche già a Verona, vediamo. Complimenti. Grazie Stefano. Mentre i cavalieri si preparano, Pasquale Beretta sta allenando il cavallo Chilate per un evento mondiale al quale è stato invitato. Abbiamo ricreato un salottino della Doma Vacchera con Michele Massarelli. Ciao Michele. Ciao Stefano. Responsabile dei giudici della Doma Vacchera, insomma ormai avete imparato a conoscerlo. È la finale del campionato italiano, quindi anche tempo di bilanci. Qual è il bilancio di questa stagione, Michele? Beh, devo dire che il bilancio è stato assolutamente positivo e stiamo notando che ogni anno che passa abbiamo sempre un numero crescente. L'organizzazione è sempre ormai collaudata e come organizzatore sempre sta andando sempre meglio e devo dire positivo. Cavalieri, stiamo notando anche un ricambio, stanno venendo parecchi nuovi cavalieri anche soprattutto nelle categorie più semplici, in modo tale da poter avere poi anche un ricambio per le future categorie più importanti, ecco. Ecco, anche a livello di giudici, no? Avete fatto un corso molto importante, ci sono nuovi giudici che si affacciano, direi che è positivo questo. Assolutamente, abbiamo appunto con questa giornata di oggi, abbiamo concluso proprio l'iter che è durato un anno abbiamo formato 5 giudici, però con oggi sono 2 giudici che proprio concludono proprio l'iter e saranno formati giudici. È stata una cosa importante anche perché il parco giudici è fondamentale, anche avere un ricambio e avere più giudici a disposizione per appunto questa disciplina. Una domanda te la faccio sull'obiettivo del 2025. Qual è l'obiettivo più importante che ti sei dato? Allora, l'obiettivo importante comunque è sempre di offrire sempre un maggior servizio ai nostri cavalieri, maggiore qualità, e altro obiettivo importante è mantenere sempre fondamentale la formazione dei giudici, importantissimo mantenere sempre una certa equità nel giudizio ci siamo ormai proposti di appunto, ne parlavo prima anche con Marco, di organizzare più corsi durante l'anno, più incontri, da poter mantenersi sempre freschi, mantenere sempre sul pezzo del giudizio. So che state sviluppando anche un altro progetto. Sì, è il progetto che avevamo iniziato lo scorso anno, che però quest'anno vorremmo anche concretizzarlo, è di riportare l'alta scuola in campo, ecco, e come associazione. Difatti penso di dedicarmi personalmente, visto che ormai la Doma Vacchera come organizzazione sta viaggiando molto bene da sola, e coprire anche questo settore dell'alta scuola, perché comunque si nota che tanti ragazzi, tanti cavalieri hanno acquistato cavalli anche importanti in alta scuola, e quindi sarebbe bene anche offrirgli anche questo servizio, dargli l'opportunità di scendere in campo, ma ricominciando con delle esibizioni e poi pian pianino organizzando dei corsi e portare in campo anche con delle competizioni di alta scuola. Questo è un altro obiettivo importante che ci tengo e me lo sono preso personalmente come impegno. Di sicuro lo raggiungerai, complimenti e in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie Stefano, crepi il lupo. C'è un cavaliere speciale nella finale del campionato italiano di Doma Vacchera categoria cavalli domati, è Ventura Suarez, che ha ricevuto una wild card come segno di riconoscimento per il suo impegno in tutti questi anni per promuovere la Doma Vacchera in Italia. La storia della Doma Vacchera in Italia, Ventura Suarez. Ciao Ventura. Ciao, ciao, buona tarde, buona
buonasera a tutti. Finale del campionato italiano di Domavacchera, c'è stato un invito speciale per te. Sì, mi hanno invitato, hanno fatto una riunione dell'associazione con la persona che avevo già 40 anni gareggiando. Per l'esperienza che tengo, che ha gareggiato tanto, ha dato tanto per la Domavacchera, hanno deciso loro che danno questo premio che non mi apparteneva, se farà un punto di che gareggi qua nella Domavacchera. Vengo con un cavallo nuovo, io sono un po' più vecchio e farei oggi l'ultimo giorno, che è la fine, farei quello che posso fare. Io sono contento perché sono qua, grazie a Dio, sono ancora qua gareggiando e dimostrando l'arte, via. Cosa significa per te la Domavacchera qui in Italia? Tu che sei spagnolo, tu che insomma sei, dove è nata la Domavacchera e adesso a vederla qui in Italia? In Italia piace la Domavacchera perché viene dall'Andalusia, è una monta del campo che adesso l'ha messo la pista, viene del campo del lavoro con il bestiame, con lo toro, toro di corrida. E poi l'ha messo la pista. L'Italia piace molto l'Andalusia, siamo latini perché Francia, Italia, sono latino, e le trae tanto l'Andalusia, il flamenco, il toro, con il movimento questo che hai dell'Andalusia, la Domavacchera sta prendendo piede per questo. È un po' una monta un po' complicata perché è una monta molto difficile, e hai che sapere montare bene, non è che uno va e fa una pista, ci sono giudici, punti, 8 minuti, ne fa tutto l'esercizio, è una cosa complicata, però piano piano, quando io vine non aveva nessuno, 40 anni fa, e oggi persona che corre in casa in questa disciplina avrà una trentina o una quarantina di persone che lo fa. Qual è la figura della Domavacchera che ti piace di più? La figura della Domavacchera che mi piace di più sono la più letta, dopo la più difficile. Sto parlando da gente che mi sente che non capisce, però sono primo. E si chiama la media pirueta al passo, che il cavallo va camminando e si gira 180 gradi, che è perché almeno viene il toro per scappare del toro, e si chiama la media pirueta al passo, che è la più difficile di tutti gli esercizi che ci sono. È la cosa. A me mi piace tanto la pirueta, sono tutti belli, sono tutti belli, stoppato, se la media al galoppo. In bocca al lupo per la gara, per il futuro, insomma, ti vedremo ancora tante volte anche a Verona con la Domavacchera. Grazie a tutti, io a Verona starei, se Dio mi dà salute, sono un po' vecchietto, però sto tuttavia qua così. Grazie a voi e all'Italia che siete un paese meraviglioso. Grazie. Tutto pronto per il momento più atteso della giornata, la finale del campionato italiano di Domavacchera categoria cavalli domati, tra poco nella pista alle nostre spalle. Com'è andata, Marco? Dai, tutto bene, ha fatto una bella gara secondo me. Peccato un po' ieri che sono uscito fuori tempo, però oggi mi sono divertito, il cavallo c'era, io c'ero, ho fatto una bella gara. Com'è andata? Bene, dai, bene, sono contenta. In che esercizi ti è piaciuto di più? Nelle medie al passo. Grazie.
com'è andata? Non so. Penso non tanto bene, però troppa emozione, dai, primo anno che facciamo le gare, quindi c'è tanta emozione quando vado dentro. Com'è andata? Andato meglio da ieri, il cavallo è giovane però ha fatto un 30% migliorando da ieri, che è un nuovo, è il secondo concorso che fa, il poverino non capisce, non mi capisce, io gli verrà andato tanto bene. Siamo con l'europarlamentare Lara Magoni, che emozione essere qui alla finale del campionato italiano di doma vacchera. È stata una cosa bellissima, la prima volta che li vedo, sono sincera e voglio ringraziare il presidente Amadio per il gentile invito e naturalmente il presidente Marco Barcella, con il quale ho un'amicizia trentennale. E è stato molto importante anche perché la simbiosi fra cavallo e uomo e fra cavallo e donna è stato bellissimo e mi sono emozionata perché era bellissimo, sembrava che danzassero, erano abili, agili, veramente una disciplina straordinaria. Doma Vacchera mi ha rubato il cuore. Per quello che può fare lei nel suo lavoro, i cavalli cosa possono rappresentare o che obiettivo possono darle? Allora, in realtà oggi mi sono aperte una cosa diversa, particolare, che non conoscevo tanto bene. Sapevo che esisteva ma non l'avevo mai visto in azione. E quindi penso che potremmo, insieme al presidente Amadio e Barcella, pensare a un qualcosa anche a livello europeo. Bene, complimenti, buon lavoro. Grazie. Com'è andata? Allora, bene, mi ero trovata meglio ieri, oggi mi ha messo un po' di più alla prova, però dai, bene. Che esercizi ti è piaciuto di più? Poi mi piace molto al passo, ha un buon passo vacchero e lì mi piace. Molto bene, sono contenta. In che esercizi ti è piaciuto di più? Penso nelle medie galoppo. Grazie. Com'è andata? Un po' carico, però dai, bene. Sì. Che esercizi ti è piaciuto di più? Nelle pirouette, il galoppo all'inizio e nei cambi. Grazie. Com'è andata? Molto bene.
che esercizi ti è piaciuto di più? Nei cambi al tempo. Grazie mille. Andata. Felicissimo, contento, il cavallo si è comportato divinamente, è un cavallo fantastico, verità che dobbiamo dire grazie a loro. Dove, in che esercizi ti è piaciuto di più? La posta in mano, tutto andava, veniva, l'ho compromesso in tutto, l'ho spremuto in tutto, ma sempre detto di sì, e devo ringraziarlo per questo. Grazie. Siamo con Cesare Di Cintio, avvocato per il diritto sportivo e consigliere comunale a Bergamo. Ciao avvocato. Ciao, buona serata a tutti e per l'ospitalità. Ecco, che emozione è stata vedere la finale del campionato italiano di Domavachera? L'avevi già vista travagliato, mi ricordo l'intervista. Allora, premesso che sono un appassionato di cavalli e la bellezza di questo animale che trasmette comunque un senso di, diciamo, di estetica e di classe infinita, mi prende a livello, diciamo, emotivo. Quindi una manifestazione secondo me molto bella, una disciplina in grandissima ascesa dove c'è tecnica, musica, emozione e il binomio atleta animale ancora più che in altre discipline credo venga in evidenza. È stato bellissimo vedere i cavalli ballare, a un certo punto si vedono i cavalli ballare, quindi molto bello. Cosa può fare la politica per l'equitazione? La politica può fare molto e deve fare ancora di più. Queste manifestazioni sicuramente sono il bene per questa disciplina sportiva. Mi piacerebbe vederne di più anche sul nostro territorio, quello della città, perché comunque la città di Bergamo è una città importante e in questo senso faccio i complimenti comunque a Spirano per questa manifestazione. Servono strutture, servono comunque investimenti sempre maggiori per far migliorare lo sport a qualsiasi livello e io credo che comunque il binomio uomo-animale sia un binomio molto importante anche in termini educativi. L'ipoterapia ne è un esempio e soprattutto, diciamo, il fatto di poter fare in modo che i piccoli si appassionino nei rapporti con gli animali e venga sempre tutelato al massimo la figura comunque dell'atleta cavallo, penso sia un viatico molto importante per la politica da dover seguire. Complimenti, buon lavoro. Grazie, buona serata e grazie per l'ospitalità ancora. È tutto pronto per le premiazioni, è finita la gara della categoria cavalli domati, i binomi sono in pista, siamo pronti per conoscere chi sarà il campione italiano di Domavachera. Siamo con il campione italiano di Domavachera, Angelo Beretta, complimenti. Grazie mille. Bellissima gara, che effetto fa tornare ad essere campione italiano di Domavachera? Contento, contento soprattutto per come è andato il cavallo, con quest'anno sono 7, è il mio numero preferito tra l'altro, e bene, molto molto felice per come è andato il cavallo. Però si continua, l'anno prossimo? Vediamo. Se il buon Dio
ci dà la forza per farlo, perché no? Dai, dimmi una cosa del cavallo. È fantastico, è un cavallo che ha un cuore incredibile e ha una volontà unica, unica. Complimenti. Grazie mille. Tutto pronto per lo show iberico, tra poco vedremo la grande equitazione qui da Equisport Berretta, Equitop.
dal 7 al 10 alla Fiera Cavalli Verona al padiglione 9. Abbiamo anche la rappresentante di Fiera Cavalli che passerà il microfono a Maria Valeri. Vi aspettiamo 7 e 10 novembre, una grande fiera con tante novità, con tante lingue di iscrizioni, che è quello che voi vi aspettate, però sempre all'insegna della prevenzione dei cavalli. Il padiglione 9 sarà un grande padiglione come sempre, più di sempre, perché abbiamo delle piste dedicate al cavallo ibrico, più un pontino per chi volesse far vedere i propri cavalli ai virtuali ammiretti. Vi do un anticipo in anteprima che sarà una app speciale dove gli allevatori e i proprietari si potranno registrare per far vedere i propri cavalli ai visitatori, app che potranno ovviamente vedere anche i visitatori. Ci sono dei campi esterni in cui muovere i cavalli, una grande area dove il nostro Riccardo Di Giovanni avrà un programma fittissimo dove non può sbagliare di un secondo, un grande padiglione 1 dedicato alle famiglie, tanto spettacolo di figlie trecante che vedrà la sua finale sabato sera. Siamo con i due presidenti, Franco Amadio, Fite Trecante, e Marco Barcella, Equitazione Iberica Italia, in abbigliamento da gara. Iniziamo così, voglio un commento del presidente Fite Trecante a Barcella. Il coraggio di Barcella è senza limiti, ma è veramente bello così. Direi anche di utilizzarlo per il lavoro, potresti avere un appeal. No, grazie. Allora, sono contento perché avere qua il presidente della nostra federazione oggi è un onore, in quanto ci sono molteplici impegni proprio in questo weekend e ha scelto di venire qua. È per noi un onore avere qua Franco Amadio in questa finale del campionato italiano di Doma Vacchera. Questa monta da lavoro che anche se arriva dalla Spagna ci riporta alle nostre origini, alle origini di tutti. Ma sì, qui c'è sempre un grande clima, c'è una grande ospitalità e tutte queste anime in realtà hanno questo modo di comportarsi dentro la federazione. Io ti ringrazio Marco, ho piacere a stare qua perché mi appartiene questo tipo di cultura e quando mi chiama rispondo sempre, faccio quello che posso perché è parte della mia vita. La monta da lavoro, la doma vacchera sono i mondi che rappresentano le nostre tradizioni, rappresentano da dove veniamo e questa cosa si esprime con la musica, più tardi con gli spettacoli, e Marco ha organizzato in questi anni, veramente in poco tempo, ha riportato in auge un segmento fondamentale che avrà secondo me un grande successo. Grazie Marco. Progetti futuri? E chiedo al presidente, a tutti e due. Ne abbiamo uno che stiamo vagliando, in quanto io e Franco abbiamo una mentalità imprenditoriale e non ci fermiamo qua perché vorremmo dare più lustro ancora di più alla federazione e anche a Equitazione Iberica Italia. Stiamo lavorando un progetto che forse ci permetterà di diventare anche noi internazionali. Questo è il nostro obiettivo, vediamo strada facendo cosa succede. Si trattiene, aspettiamo per le comunicazioni ufficiali. Sì, diciamo che il percorso è chiaro, ci sono degli ostacoli ma sono fatti per essere saltati. E l'obiettivo nella realtà attinge a una cultura comune che non è solo europea ma è una cultura internazionale e secondo me, diciamo un termine che ci è chiaro Marco, va cavalcata. Allora complimenti, facciamo una stretta di mano così, un patto anche per il futuro. Finisce qui questa puntata di Arte Equestre per la finale del campionato italiano di Doma Vacchera. Abbiamo visto tanta equitazione, tanti protagonisti, le sorprese però non finiscono qui, continuate a seguirci su tutti i nostri canali social. Siamo con la campionessa italiana di Doma Vacchera. Vado. Siamo con la campionessa italiana di Doma Vacchera. Allora, Alli Domati, tra poco nella pista di fronte a me si esibirà.